Bene, siamo qui anche stamattina e grazie, grazie, grazie siano rese al Signore. Prima che andiamo avanti, vogliamo pregare il Signore insieme e poi con attenzione vogliamo ascoltare la Sua parola. Non ce la lasciamo sfiorare perché poi non assorbiamo, prendiamola di petto per così dire, interiorizziamola con attenzione perché così diamo lo spazio allo Spirito Santo di operare nella nostra vita. La parola di Dio è spirito e vita, cioè se noi ce ne nutriamo e la facciamo scendere nei nost nostri sentimenti, nutre il nostro spirito e diventa vita nella nostra vita, contiene la vita, però quando viene fecondata dallo Spirito Santo, ne viene fuori la vita. Cioè, mi voglio spiegare, hai sentito dire molte volte che facendo la trasfusione di sangue, uno che sta morendo subito migliora, perché in quel sangue c'è la vita. Ora, la vita non è quando è nella busta diventa vita quando scende nelle nostre vene si attiva come il carburatore della macchina la benzina con l'aria si miscela insieme e produce cavalli di forza 200 cavalli da macchina come si compongono queste, come si compone questa forza di 200 cavalli attraverso un carburatore che miscela la benzina con l'aria. La aspira e diventa forza, far muovere i pistoni e diventano 200 cavalli di forza. Camminiamo tutti i giorni e una ispirazione, un risucchio di aria e benzina noi camminiamo seduti sulla macchina mentre se quella benzina resta nel bidone ci possiamo solo sedere sul bidone e dobbiamo stare attenti che non prendiamo fuoco perciò vedi è una combustione speciale quando noi con attenzione interiorizziamo la parola del Signore come una ispirazione dentro i nostri sentimenti, essa produce la vita spirituale. Beh, è un poco misterioso quello che dico, però funziona così. Bene, comunque preghiamo il Signore, che lo Spirito Santo ci faccia comprendere. Va bene, preghiamo. Signore, noi ti rendiamo lode, onore e gloria. Alleluia. Ti benediciamo. Grazie per la possibilità che ci dai di essere davanti alla tua parola. Sì. Parlaci attraverso di essa e fai un'infusione della tua presenza nella nostra vita. Sì, Spirito Santo di Dio, influenzaci, influenza tutto il nostro essere che il tuo DNA si trasferisca nel nostro DNA spirituale e porta vita spirituale dentro di noi. Te lo chiediamo tutti insieme nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen, amen. Che bello servire il Signore, che bello leggere la parola del Signore, che bello... Avere questi concetti così chiari che ci parlano di una vita nuova, di una vita spirituale, così come Dio fece con Adamo che gli fece venire un po' di sonno e poi ne tirò fuori il DNA e ricompose una donna dello stesso DNA. E Cristo Gesù ha fatto la stessa cosa, attraverso il DNA spirituale, ha fatto un innesto nel nostro spirito e ci ha dato la vita nuova a causa della sua risurrezione. Il messaggio di questa mattina è voi siete testimoni di queste cose. Bellissimo. Leggiamo insieme in Luca 24:46. Dice così. Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno. Cristo risorto e noi siamo testimoni. Nel verso 48 leggiamolo insieme. Voi siete testimoni di queste cose. Bellissimo. Allora noi siamo testimoni. Noi credenti siamo testimoni di queste cose. Che Cristo è morto secondo le scritture. Infatti c'era scritto che doveva soffrire. Noi siamo testimoni che Cristo è morto perché la sua crocifissione ha diviso l'età, avanti Cristo dopo Cristo. Noi siamo credenti, testimoni della risurrezione di Cristo. Qualcuno pensa, ma noi non siamo come i discepoli di allora. Che hanno visto Cristo risorto, che gli è apparso. Come facciamo noi a dire che siamo testimoni che Cristo è risuscitato? Noi siamo testimoni che Cristo è risuscitato perché la stessa potenza della risurrezione di Cristo. Quando noi siamo nati di nuovo, ha risuscitato noi. Se tu sei un credente nato di nuovo, questa nuova vita prodotta dallo Spirito Santo dentro di te, che ti ha fatto risuscitare, è la testimonianza che Cristo è risuscitato. E perciò... Quella potenza, quella scintilla della potenza della vita, della potenza della risurrezione ha risuscitato anche te. Se Cristo non era risuscitato, tu non avevi questa nuova vita. Allora noi siamo testimoni della risurrezione di Cristo, noi credenti, i non credenti, come al tempo di allora che Gesù si manifestava solo ai suoi e apparso a noi che lo abbiamo seguito, i non credenti sapevano che era stato crocifisso. È facile che avevano anche letto nelle scritture che doveva essere così, ma non lo avevano visto risuscitato, non avevano la testimonianza che Cristo è risorto. E così è anche oggi. Se uno non è nato di nuovo, non crede che Cristo è risuscitato. Il diavolo gli mette sempre altri pensieri. Signore aiutaci. Così è scritto e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse. La parte storica della crocifissione lo sanno tutti, quella delle, della risurrezione. Sono i credenti. Se tu sei un credente nato di nuovo, sai che Cristo è risuscitato, perché ciò che è accaduto nella tua vita è il coronamento della risurrezione di Cristo che ha portato la vita di Cristo nella tua vita in Efesini capitolo 2 verso 6 dice così e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù la nuova nascita la nuova vita è la stessa essenza è lo Spirito Santo che ci ha fatto risorgere se non noi non eravamo nati di nuovo, bellissimo. Da questo momento, tu che sei nata di nuovo, tu che sei nato di nuovo, puoi dire continuamente: Io so che tu sei risuscitato. Io credo che tu sei risuscitato. Io so che tu sei risorto. Io so che tu sei vivente perché ho la testimonianza incarnata nel mio spirito perché tu mi hai fatto rinascere, mi hai dato la vita nuova. Sono nato di nuovo. Sono nata di nuovo. Io ho la testimonianza dentro di me. Io sono testimone della tua risurrezione perché tu l'hai fatto nella mia vita. Ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Che bello! La nuova nascita, la nuova vita è la stessa essenza, lo Spirito Santo che ci ha fatto risorgere. Nel verso 1 dello stesso capitolo dice, Dio ha vivificato anche voi, anche noi, che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Bellissimo questo. Dio ci ha vivificato, ci ha fatto rivivere in un conferimento di vita spirituale. Prima eravamo morti alla vita spirituale. La sua risurrezione ha fatto risorgere noi. Nel verso 2 dice così, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli cioè la salvezza dona vita spirituale. Da dove viene? Da Cristo che è risorto. La potenza della risurrezione, perciò siamo nati di nuovo. Nel verso 5 dice così, anche quando eravamo morti nei peccati ci ha vivificati con Cristo e per grazia ci ha salvati. La potenza che ci ha risuscitati è una scintilla della potenza della risurrezione. Perciò siamo testimoni della risurrezione di Cristo. Per mantenere viva questa testimonianza abbiamo bisogno di ricevere la potenza dello Spirito Santo continua nella nostra vita. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni fino all'estremità della terra, perché questa potenza è la potenza della risurrezione che ci porta a nuova vita e questa potenza ci porta ad essere. Ripieni di Spirito Santo e traboccare che la nostra lingua parla lingue nuove, un linguaggio nuovo, una mente nuova, una parola nuova, perché si ricrea dentro di noi il sistema del regno dei cieli. Voi, mi siete, tes voi siete testimoni di queste cose. Però per rafforzare la forza della testimonianza Gesù dice dovete essere ripieni dello Spirito Santo. In Atti 1.8 dice, per rafforzare questa testimonianza, per mantenerla ad un certo livello, di poter esplodere dovete ricevere la pienezza dello Spirito Santo. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e allora la vostra testimonianza prende forza. Si attiva in un modo che non si può fermare tanto che vi riempie. Nel capitolo 2 verso 4 furono tutti riempiti di Spirito Santo e come la combustione del ho detto prima, nel carburatore dell'aria, della benzina, crea una forza nella macchina che non si ferma a meno che noi freniamo. Leggiamo il verso, capitolo 2, verso 4. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro da esprimersi. Gesù è la sorgente perché lui aveva lo spirito senza misura, era l'unto di Dio, era l'untore ed è lui che unce e crea questa energia nella nostra vita, della vita nuova, della potenza della risurrezione che ci ha portato a nuova vita e noi credenti nati di nuovo la viviamo e perciò possiamo dire... Cristo è risuscitato, tu sei risuscitato. Alleluia. Signore, tu sei risuscitato. Io credo che tu sei risuscitato perché quando mi sono rivolto a te ho sentito la mia vita che è cambiata perché sei tu che hai fatto questa opera nella mia vita. E io ti voglio glorificare. E glorificandolo è come la dinamo della bicicletta. Più cammini e più luce ti fa uscire. Più glorifichi il Signore, più senti questa vita che si rigenera dentro di te. Alleluia. Perché Lui è l'alimentatore di questa vita. Perciò Cristo è al centro dell'universo, è il centro della nostra concentrazione. Perché noi siamo andati a Lui e Lui ha fatto questo. Come qualsiasi fonte di energia ha bisogno di un alimentatore. Gesù stesso è l'alimentatore. In Giovanni 14,6 dice, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Quella vita spirituale che noi abbiamo bisogno viene da lui. E nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 15, verso 5, dice, io sono la vera vite, voi siete i tralci. Io sono la vite, voi siete i tracci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto perché senza di me non potete fare nulla. Senza Cristo non c'è vita spirituale, non c'è nuova vita. E noi, voi siete testimoni di queste cose. Noi siamo testimoni. Signore, io credo che tu sei risuscitato. Ripetilo ogni istante. Quando cammini, quando ti muovi, quando vai avanti, quando vai a dormire, quando ti svegli. Signore, io credo che tu sei risuscitato perché... Questa nuova vita viene da te. Io credo che tu sei morto per i miei peccati e sei risuscitato per la mia giustificazione e io sento la potenza della risurrezione perché tu hai messo la nuova vita dello Spirito dentro di me. Questa è la nuova nascita, questa è la salvezza. Ora la scrittura ci aiuta come mantenere questa alimentazione continua. Noi dobbiamo vigilare, come ogni cosa ha bisogno di alimentazione, la nostra vita spirituale ha bisogno di alimentazione. In Colossesi, capitolo 3, verso 1, ci aiuta a dare l'indirizzo come noi ci dobbiamo muovere. Se dunque siete stati risuscitati, vedi, parla di risurrezione nostra adesso, non solo quella di Cristo, ma noi siamo risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Gloria al Signore. Ogni credente nato di nuovo è un testimone della risurrezione di Cristo. L'invito è di mantenere una connessione continua con il quartiere generale perché noi siamo comunicanti col cielo adesso. Il nostro quartiere generale è nel cielo, nel regno di Dio dove Dio domina, dove le leggi di Dio sono applicate. Leggiamo un'altra volta questo verso perché è importante. dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Noi abbiamo comunione con il cielo. L'invito è di mantenere una connessione continua con il quartiere generale. Diversamente si scaricano le nostre batterie e perdiamo i contatti, si interrompono. Altre cose... Si interpongono, scusami, si interpongono altre cose e non sentiamo più la comunione con il cielo. Si creano delle interferenze che fanno perdere i contatti. Quante volte per esempio sentiamo dire che un aereo è uscito fuori dai contatti della torre di controllo dell'aeroporto? quell'aereo ha fatto una brutta fine, perché perdere i contatti con la torre di controllo vuol dire perdere la rotta di dove deve andare e perciò si, viene come smarrito a meno che sia a una corta distanza dalla terra. Ma la maggioranza delle volte quando si perde il contatto, il, il, il contatto di con, sul, sulla torre di controllo, gli aerei non si trovano più. Vedi, è importante che noi abbiamo una comunione continua con questa sorgente di nutrimento. Perché se no, perdiamo il controllo. I contatti si interrompono, altre cose, si interpongono altre cose e non sentiamo più la sua presenza dentro di noi. Nel verso 2 ci aiuta a comprendere quanto è importante. Perciò noi è importante è come ti manca il fiato, perdi la vita. Leggiamo insieme il verso 2. Aspirate. Alle cose di lassù non a quelle che sono sulla terra, aspirate. Ho detto prima del carburatore, no? Come nel carburatore aspira la miscela proporzionata di aria e benzina e produce una potenza di 200 cavalli di forza. E la macchina corre. Perciò l'alimentazione è importante. Come la bussola alla lancetta verso nord, così noi dobbiamo orientare verso le cose divine, verso Gesù. la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere. Se non sappiamo come, tu che sei nata di nuovo, tu che sei nato di nuovo, ricorda la prima volta, quando tu hai cercato Gesù, la lancetta del tuo cuore, le direttive del tuo cuore, le tue aspirazioni, si rivolgevano verso Gesù e lui ti ha fatto nascere di nuovo. Ora per mantenere questa alimentazione, allo stesso modo noi dobbiamo puntare la lancetta della nostra attenzione, della nostra fede, del nostro cuore verso la stessa direzione che abbiamo cercato Gesù la prima volta perché questo è il modo di mantenere l'alimentazione nella nostra vita, l'alimentazione spirituale. Come l'ha fatto la prima volta così lo continua a fare in rotazione. Verso Gesù, quando la prima volta hai guardato Gesù, sei rinato, sei rinata. Il nostro cuore deve restare come una lancetta bloccata in quella direzione. Chiaro? Il carburante che alimenti questa energia. Bellissimo. Nel capitolo 3 verso 16 ci dice come dobbiamo alimentarci costantemente. Abbiamo detto che l'alimentazione è la parola di Cristo perché è spirito e vita. Bene, l'alimentazione qual è? La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Dobbiamo essere sempre pieni, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza. Un altro tipo di alimentazione: cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e candici spirituali. Peccato ci sono tanti credenti che passano le loro serate, toglimi quel verso, fammi parlare. Peccato che ci sono migliaia di credenti che sono così presi da tutte quelle canzoni mondane che ci sono. E peccato che tanti credenti quando c'è il Festival di Sanremo sono più interessati. A restare con la bocca aperta fino a mezzanotte, l'una, le due, a guardare quei montani, chiamiamoli così, e con quei cantici montani e li interiorizzano e cantano, non si rendono conto il male che fanno alla loro stessa vita spirituale. La scrittura dice inni e salmi spirituali, perché quelli alimentano la nostra vita spirituale. Signore aiutaci. Quando il Signore mi ha salvato, avevo un fascio di libri di musica, di canzoni, tanghi, valzer, spagnoli, eh, eh, argentini, c'era di tutto e di più. Sapevo che quella era la mia passione, ma allora ho preso tutti quei libri, li ho tutti bruciati. Come usciva una canzone nuova? Claudio Villa, quelli che erano allora, Non ho l'età, Giglio la Rita Paone, erano, ero sempre il primo a comprare nei, nei negozi di musica. Quando il Signore mi ha salvato, quelli, via, 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 senza perdere tempo. Signore aiutaci, Signore aiutaci. Leggiamo un'altra volta l'alimentazione che tu devi avere, sorella, fratello. <ride> che bello, leggiamolo. 3, abbiamo letto nel 3, 16. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, sempre il pieno, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, riconoscendo che è per la grazia di Dio che abbiamo ricevuto questa nuova vita, salmi, inni e cantici spirituali. Bellissimo. La scrittura ispirata dallo Spirito Santo è quella che alimenta la nostra vita spirituale, poi tradotta in preghiera, tradotta in canti tradotti in salmi, tradotti in inni, ma la radice della ispirazione deve essere sempre estratto dalla parola del Signore. Tutti i cantici che noi abbiamo sono tutti con una radice che proviene dalla parola del Signore. Salmi, la tua fedeltà... È grande, ma la parola di Dio dice che la fedeltà è grande. Magnificherò, loderò. Sono i salmi che parlano di questo. Perciò noi dobbiamo avere un tipo di alimentazione diversa per il nostro cuore, per la nostra vita. Se noi non ci alimentiamo di questo, se tu passi una settimana vicino a una televisione per guardare... Tutte le scemenze che cantano sti cantanti moderni, che non hanno manco il senso di che cosa dice. Ci sono delle ripetizioni che non dicono niente, niente. E tanti sono di origine satanica sublimina, subliminale, cioè che iniettano sentimenti diabolici nella nostra vita. Ma pensa tu che cosa stiamo facendo noi. Poi dice, Ma io non sento più la presenza del Signore. E certo, è come se tu non ti alimenti, non senti più la vita perché muori. Leggiamo il verso 17 che ci aiuta ancora. Deve, deve essere una scelta la nostra vita. Allora, perché ci ha dato questa vita? Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, cioè con l'approvazione che il Signore eh, è contento di quello, ringraziando Dio Padre per mezzo di Gesù. E ci comportiamo in armonia con la volontà di Dio, lo Spirito Santo ci suggerisce e noi applichiamo quei principi che scaturiscono da questa armonia spirituale dentro di noi perché noi siamo il tempio dello spirito santo possiamo mai andare nel, nel tempio e ci mettiamo a cantare caccia cia, cia della segretaria il signore dice ma scusa che sei venuto a fare qui eh, il signore aiuta in 1 Corinzi 10,31 ci aiuta ancora a capire. Signore, 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 aiutaci, aiutaci, aiutaci. Se dunque, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Cioè ogni cosa che facciamo dobbiamo avere un sentimento che quello che facciamo. Onore a Dio, glorifica Dio, camminiamo in macchina, eh, ascoltiamo un bel canto evangelico, ascoltiamo un messaggio, cantiamo le lodi al Signore, benediciamo Dio. Questa è l'alimentazione. E dentro di noi Dio fa le cose per bene. È come quando noi ci stanchiamo, ci fermiamo, ci sediamo, ci riposiamo dove siamo. Abbiamo il caricabatterie interiore, inter, inter, incorporato, ti alzi, ti senti fresco. Da dove è venuta questa energia? Dal riposo che si è ricaricato dentro di noi. Così è la nostra vita spirituale, si ricarica quando noi la alimentiamo in questo modo. La nostra libertà, la nostra condotta, anche qui dice, Signore, Ciò che piace a te, piace a me. Quello che non piace a te, non piace anche a me. Perché? Perché le cose che piacciono al Signore fanno bene a noi. Quelle che non piacciono portano danno al nostro cuore. Poi vogliamo recuperare. Eh, ma quando si tira troppo la corda, dopo per recuperare non si ci riesce più. Quando rimandiamo, 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 eh, sorella mia, fratello mio, dopo non parte più la macchina. Se tu hai una macchina e la lasci nel garage per lungo tempo, quando vai per prenderla non solo non ti parte, ma una forma di ruggine che pervade tutta la macchina ti ritrovi a disagio perché cominci a sentire che la macchina non va più come deve andare. E invece se tu accendi spesso, fai un giretto di pochi chilometri per le necessità che ti servono, quella macchina è sempre efficiente. Vai, tic, pu, perché camminando si ricarica la batteria, si muove, si mantengono in, in, in rotazione... E i cuscinetti, le ruote e così via noi certe volte diventiamo macchine stagnanti chiuse in un garage spiritualmente parlando poi non funziona non può, può, può la spingi ma una cosa è spingere la macchina un'altra cosa è starci dentro e camminare così è la nostra vita cristiana Signore ciò che piace a te piace pure a me, quello che non piace a te non piace neppure a me, perché quello porta danno. A volte mettiamo di tutto dentro, come quelli che mettono di tutto nello stomaco, che sembra che un lavandino che si ci butta tutto dentro, poi li senti dire ma io non so che cosa ho. Non mi sento tanto bene, sembra come se mi sentissi intasato. Non so, forse sarà il fegato, forse sarà la cistefele, o forse. Ma può darsi che ho i calcoli perché ha fatto i calcoli male. Quando noi facciamo i calcoli male, i calcoli poi non funzionano. Di che cosa ci alimentiamo? Se noi ci alimentiamo di. Sanremo, cosa ne esce fuori? Sanremo, se non ci alimentiamo proprio, che vita abbiamo? Una debolezza che non finisce mai, ne abbiamo da vendere. Signore, aiutaci. In Secondo Pietro, capitolo 1, verso 5, ci aiuta ancora ad avere un'alimentazione che ci serve. Voi, per questa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, alleluia, ci dobbiamo impegnare, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza. Per mantenere la fiamma della fede viva, se manca questo tipo di alimentazione nella nostra vita, è come la stufa senza il pellet. Non ti puoi manco lamentare se ti muori di freddo. Perché tu hai il sacco a fianco alla stufa, ma non l'hai messo nella stufa. Hai la Bibbia sul comodino, ma tu non la usi. Hai la Bibbia nella biblioteca, ma la tieni là. Quando, è? Quando trovi qualcuno e gli parli del Signore, gli parli del Vangelo, dici, oh, io ho la Bibbia di Gerusalemme a casa mia. Però c'è tanto di polvere, no, non c'è la polvere perché le donne sono pulite in questo tempo. Ma non viene letta. Il sacco di pellet sta a fianco alla stufa e tu ti muori di freddo perché se non ce lo metti dentro la fiamma non funziona. Ma Signore aiutaci, ma noi da queste cose possiamo imparare la nostra vita spirituale. Mantenere la fiamma della fede viva. Se manca questo tipo di alimentazione nella nostra vita è come la stufa senza il pellet. Non ti puoi manco lamentare perché allora bisogna fare qualcosa. Bisogna metterci l'alimentazione dentro. Leggiamo dal verso 5 al verso 7 che ci aiuta a comprendere queste cose. Ma fratello, ma sorella, questa deve essere la nostra alimentazione, la nostra vita. Il Signore perché ci ha dato una vita nuova? Dobbiamo muoverci in un modo nuovo secondo le direttive della parola del Signore. Leggiamo insieme questi tre versi, dal 5 al 7, questi due versi. Voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, quello che ci dà lo Spirito Santo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà. Alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Questo è il segreto di una buona ricarica spirituale. Se quello che abbiamo detto, allora non funziona. Se non comprendi bene questa mattina questo messaggio, riscaricatelo dopo. Vallo a pescare dove si trova, da Facebook, da YouTube, tramite Whatsapp. Vai sulla, sul sito www.paroledivita.org. Se tu non ti alimenti e non mi riesci a seguire, vattelo a riascoltare in modo che, come dire, cominci a mettere un po' di pellet nella tua stufa, così comincia a riscaldarsi il motore della fede dentro di te. Riascoltalo. Questo rimette in moto la tua vita spirituale. Per rimettere in moto la vita spirituale. È facile, però noi dobbiamo seguire le direttive della parola del Signore. Guardiamo il verso 8, come ci aiuta. A Dio sia la gloria per la sua parola. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, allora non sarete né pigri né sterli nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Noi saremo dei credenti pieni di vigore spirituale. Lo Spirito Santo si sente a proprio agio nella nostra vita, ci ispira come fare meglio. A chi più ha, più gli sarà dato. Perché allora vediamo l'abbondanza della Sua presenza, della benedizione di Dio. E più noi diamo e più riceviamo, più si energizza la puleggia della nostra vita spirituale. Più sentiamo la presenza dell'energia dello Spirito Santo che si muove dentro di noi e attraverso di noi. Perché Gesù ha detto che noi saremo non soltanto abbeverati. Ma saremo un fiume traboccante. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno per dissetare la nostra vita e per dissetare gli altri con la parola della vita, ravvivata dallo Spirito Santo, influenzata dallo Spirito Santo, con l'unzione dello Spirito Santo, dove arriva, produce vita nuova perché la parola porta. Questo privilegio a noi. Lo Spirito Santo si sente proprio agio nella nostra vita e ci ispira come fare meglio. A chi più ha, più gli sarà dato. Diversamente nel verso 9 c'è un'altra categoria: che vive nella miseria, che vive nella, nella fame. Che sembrano morti di fame, che sembrano morti di sete, sempre stanchi senza fare niente, demotivati della vita, sempre oppressi, sempre come dei poveri pezzenti che chiedono l'elemosina quando noi abbiamo un Dio tanto ricco che ci vuole riempire di benedizioni spirituali. Leggiamo il verso 9. Ma colui che che non ha queste cose, è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Sì, vive un tipo di amnesia spirituale. Non si ricorda niente. È come uno stonato, un credente stonato, quando li vedi stanno Mi dispiace per te. Se tu sei così mi dispiace, ma perché non ti alimenti? Sta lì che prende una parola qui, una parola lì, parole sconnesse che non hanno senso spirituale quando parlano. Si sente, no, no, non si sente manco salvato. Ah, un credente che non sa neppure se va in cielo o no non sa se Cristo veramente è risuscitato, ma forse non è manco venuto sulla terra, ha una testa così incarbugliata che non si capisce niente. Con una mente appannata, da un velo, senza rivelazione, e quando parla, annaspa, cioè sembra che trova, va cercando le parole nella paglia. Per dire qualche parola religiosa, giusto per lo Spirito Santo ci porta a, a non fermarci mai, e quello invece vedi che cerca una parola qua, con una mente appannata da un velo senza rivelazione. Quando parla Annaspa, che vuol dire Annaspa? Pronuncia parole senza senso. Parole scomposte, ah Signore, niente, scomposte, è, alla, è scomposta la mente: sono scomposte le gambe, scomposte bra, le braccia, non trova il capo della matassa nella sua propria vita. Ci sono credenti che vivono così. C Hanno la Bibbia lì. E come quello che ha il sacco del pellet a fianco alla stufa, e lui si muore di freddo. <ride> Tremenda sta cosa. Scusa, ma mettila una pigrizia spirituale addosso. Un pastore che pascolava le pecore, stava così, un giorno è andato a beverare le pecore ed è sceso con, con i piedi nell'acqua per, per, perché faceva caldo, aveva sete. E aveva sete ma non si voleva piegare e diceva se avessi la bocca dove tengo i piedi mi farei una bella bevuta cioè gli era data la pigrizia addosso che non sapeva neppure prendere con una mano l'acqua, non si voleva piegare, si muoreva di sete. In quella vita il diavolo la fa da padrone. Quando i credenti cominciano a scendere così in questo stato di... Confusione, che non, non addrizzano più le cose come devono fare, allora il diavolo è lì pronto per infilare in quella mente di tutto e di più. La fa da padrone, finisce di incarbugliare e lui stesso, lei stessa, non sa chi è. E da figlia di Dio, figlio di Dio, diventa figlio del diavolo. Perché? Perché quando viviamo questo stato d'animo, il diavolo che cerca sempre di entrare trova terreno fertile per lui. Perché quella confusione mentale, quell'apatia, quel senso di... E rilassatezza, che non si sa eh, che fare, che dire, resto un poco qua, un poco là, senza, senza interesse delle cose. Quello è un terreno adatto per il diavolo, perché ci mette tutto quello che vuole. Se è una casa senza porte. I ladri in una casa senza porte. Possono entrare, fanno tutto, di tutto e di più, la scassinano e da figlia di Dio diventa figlia del diavolo, perché non sa, non sapendo che fare, fa tutto quello che gli dice il diavolo. Se già sei in questa posizione, ce ne sono molti in questo tempo. E so che il Signore sta facendo rivedere la tua foto alla luce della parola del Signore. Se questa è la tua posizione, in Atti degli Apostoli, capitolo 2, verso 21, è il verso che va per te. Leggiamolo insieme. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Credo che ci sia il Salmo 34,6. Voglio vedere cosa dice. Sorella devi correre ai ripari subito, se no tu ti perdi per strada. Nel Salmo 34,6 questo, questo verso è molto importante. Questo è il verso di un afflitto, perché tu se stai in questa posizione sei una sorella afflitta, sei un fratello afflitto. Abbiamo letto che devi invocare il nome del Signore, perché il Signore risponde. Leggiamo il verso 34, 6. Il Signore me l'ha messo nel cuore ed è questo. Quest'afflitto ha gridato e il Signore lo ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. Il Signore vuole salvare te questa mattina. Se questa è la tua posizione, devi invocare il Signore. Il Signore deve essere Cristo, devi invocare Cristo come Signore e Salvatore della tua vita e sarai salvato. Il salmista stava attraversando anche lui, questo momento che stai attraversando tu. E la testimonianza che abbiamo letto dice 34,6, leggiamolo un'altra volta. Quest'afflitto, la tua afflizione, ha solo una via di uscita per venirne fuori, gridare al Signore. Il Signore lo ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. E la sua testimonianza nel verso 8 dello stesso salmo dice così, provate e vedrete il è buono, quanto il Signore è buono, beato l'uomo, beato la donna che confida in lui. Questa mattina è venuto a pescarti il Signore con la Sua parola, per darti una via di uscita. La tua afflizione scompare se tu vai al Signore con tutto il cuore. Invochi il Signore Gesù Cristo nella tua vita. Lui ti tira fuori e testimonierai: quest'afflitto ha gridato al Signore. E il Signore l'ha esaudito. Il verso 8 lo rileggiamo. La testimonianza potente. In un batter d'occhio il Signore cambia la scena. Prova e vedi quanto il Signore è buono. Sì, 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 sì. Prova il Signore quanto è buono. Metti il Signore alla prova. Hai provato tante cose, hai provato di tutto e di più. Oggi prova il Signore e vedrai come il Signore risponde. Beato l'uomo, beata la donna che confida nel Signore. Voglio pregare insieme con te. Preghiamo insieme, Signore. Signore, tu conosci la sorella che sta attraversando. Tu conosci la sua afflizione. Tu conosci il fratello. Tu conosci la sua afflizione, ma insieme veniamo a te, questi due afflitti, il fratello e la sorella. Insieme con me gridiamo a te, Signore, perché tu possa operare in questo momento, farla rinascere, farlo rinascere, dagli una nuova vita spirituale, Signore. Perdona i Suoi peccati, lavala, lavalo col tuo sangue e che glorifichino te. Signore, ti preghiamo, ti preghiamo, ti preghiamo insieme. Rispondi, Signore, sì, Signore. Sì Signore, sì Signore, alleluia. Grazie Signore, tu sei pronto ad operare. Grazie che lo Spirito Santo sta portando a segno il messaggio che tu mi hai dato nel cuore della sorella, nel cuore del fratello. Opera Spirito Santo per la gloria di Gesù. Porta una vita nuova ora in questo momento. Fai un innesto potente nel suo Spirito. Che possa sentire la tua presenza, l'unzione della Tua presenza. Sì, Signore. Sì, Signore, sì, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore, grazie, Signore. Alleluia. Continua, Signore, opera, Signore, opera, Spirito Santo per la gloria di Gesù porta nuova vita nel cuore della sorella nel cuore del fratello metti una fame di cercare la tua presenza di cercare nutrimento dalla tua parola e di venire a te col cuore perché tu sei di Dio che risponde alleluia ti ringraziamo Signore ti ringraziamo perché tu sei all'opera, sì, 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 Signore, grazie, Spirito Santo di Dio, avvolgi la sua mente, il suo cuore, influenzala, influenzalo e fanne del suo cuore il tuo trono, fa della sua vita il Tempio del tuo Santo Spirito. Te lo chiediamo insieme, insieme ti ringraziamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Gloria al Signore. Grazie Signore, grazie Signore. Prendi nota dove abbiamo letto, vai a rileggere i versi che ti hanno parlato, vai a ripescare questo messaggio su Whatsapp, su YouTube, su eh, Facebook o sul sito non appena c'è, perché eh, devi avere chiarezza di come alimentare la tua vita spirituale. Voi siete testimoni di queste cose. Noi siamo testimoni di Cristo risuscitato perché la nuova vita dello Spirito è Lui che ha fatto questo innesto nella nostra vita. Luca 24, 46, 24, 48, Efesini 2, 6, Efesini 2, 1 e 2, Efesini 2, 5, Atti 1, 8, 2, 4. Giovanni 14,6, Giovanni 15, 5, Colossesi 3, 1 e 2, Colossesi 3, 16 e 17, 1 Corinzi 10, 31, secondo Pietro 1, da 5 a 9, Atti 2,21, 21, aggiungici per cortesia, Salmo 34,6 e 34,8, gloria sia resa a Dio per la sua parola. E anche oggi il Signore ci ha parlato, ti ha parlato e mi ha parlato. Metti sette va bene, come vuoi tu. E otto. Fai tre, sei a otto, bravissimo. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Signore ti rendiamo lode. Ebbene trasferisci questo messaggio ai tuoi amici, a chi lo Spirito Santo ti mette nel cuore. Riascoltatelo, perché qui c'è la sostanza del nutrimento, di un cambiamento che porta la tua vita ad un livello gradualmente, ad un livello speciale, perché Dio compie miracoli quando noi cominciamo ad avere il desiderio di voler cambiare e seguiamo le giuste indicazioni, vediamo dei risultati nella nostra vita. Lo Spirito Santo è dove sei tu e vuole operare nella tua vita. Dagli un'occasione, apriti a lui. Se senti nel cuore di pregare, lascia come ti trovi, vai nella tua cameretta, mettiti in disparte e invoca il Signore subito. Cerca il Signore mentre lo puoi trovare perché adesso ti ha parlato, se no dopo ti metti a fare altre cose e dimentichi che resti un'altra volta nella miseria spirituale. Alimentati subito. Ebbene, Dio piacendo, ci vediamo stasera alle ore 19.30 insieme ad altri quattro fratelli e insieme condividiamo altre porzioni della parola del Signore. Dio ti benedica, pace. E buona giornata.